Adesso abbiamo una mediatrice culturale che da tanti anni lavora col CCM AMREF e con Camminare Insieme, che oltre a essere mediatrice culturale è anche ostetrica, per cui ha questa doppia veste che la rende molto sensibile alle tematiche legate alla maternità di donne migranti. Buon pomeriggio a tutti. E ho fatto questa scelta di non proiettare niente, perché è raccontare un'esperienza e che mi permetto di dire un pochino personale, che nasce con la collaborazione di CCM AMREF, dove noi da un po' di anni cerchiamo di fare formazione. Però la nostra formazione ha un cappello diverso, non è la formazione didattica, parla il professore, ascoltano gli alunni, anche perché io la maestrina non riesco a farlo, perciò sono più terra a terra. E quindi con CCM e con un progetto che si chiama Pluralità di Cure, finanziato dalla Compagnia San Paolo, abbiamo portato avanti per un po' di anni, tramite il salone delle mamme della Camminare Insieme, che esisteva già, quindi avevano già il loro percorso, noi abbiamo solo integrato, stiamo integrando questi anni e facendo questo corso di formazione a donne straniere. Lì subentra, diciamo, un pochino il razzismo nostro, perché abbiamo scelto solo le donne straniere. Perché le donne straniere? Abbiamo scelto le donne straniere perché pensiamo che hanno più bisogno, sono un pochino più smarrite. Smarrite non perché i servizi sul territorio non lo permettono, ma perché loro stesse non sanno a quale porta andare a bussare. E quindi trattiamo nel giusto quello che riusciamo a fare, e dei temi come... tutto ciò che riguarda la salute materno-infantile. Perché questa scelta? Perché tutte quelle donne che noi vediamo, cioè il 90% sono delle donne in età fertile, ok? Quindi abbiamo tantissimi problemi che riguardano quello. E le donne straniere che frequentano il salone delle mamme della Camminare Insieme trovano un luogo accogliente, sicuro per loro, oltre ad essere un punto di riferimento anche sul territorio, dove sono donne che a volte sono segnalate proprio dei servizi sociali sul territorio, e mancanza di pannolino, mancanza di latte artificiale, e mancanza di contraccezione, sono proprio i servizi sociali che chiamano e mandano le donne lì. Quindi abbiamo contribuito cercando di trattare temi che possono sembrare banali, come informazioni e sul Servizio Sanitario Nazionale, che chi nasce e vive in Italia è una cosa normale, perché l'ho sempre vissuto, ma per una donna straniera che arriva con un altro progetto di sanità in testa è tutto diverso. E la sanità, nella maggior parte delle donne con cui facciamo queste formazioni, sono donne, apro chiudo parentesi, la maggior parte Nigeria e Maghreb, quando dico Maghreb quindi Algeria, Tunisia, Marocco, e anche un po' poche sudamericane, ok? E quindi sono donne dove normalmente, da dove arrivano casa loro, sono, la sanità dovrebbe essere gratuita. Ho detto dovrebbe, però è una sanità privata, se ho soldi posso curarmi, non ho soldi no. Quindi e poi cerchiamo di parlare di salute materno-infantile, che è un tema enorme dove non si finisce mai. La maggior parte delle donne partono ragazze da casa e che arrivano in Italia o per ricongiungimento familiare o per che sono ingannate, perché pensano di venire per lavorare, e certo lavorano, ma che lavoro fanno? A volte si ritrovano a fare il lavoro più antico che le donne hanno sempre
che le donne facevano, ok? Non perché hanno scelto di farlo, perché sono state ingannate, quindi è difficile capire. Di solito i nostri temi girano intorno alla contraccezione e la pianificazione familiare, e le malattie sessualmente trasmesse, quindi con le nostre ragazze che sono sulla strada, è una cosa molto importante, malgrado che certe a volte ingannano queste nostre donne perché sembrano di vivere in una coppia normale, se si può chiamare così, ma quella coppia non è normale, ok? Quindi abbiamo l'abitudine della madama, ma a volte non è la madama, è proprio il marito, il madamo, ok? E quindi la dinamica diventa molto difficile, convivere con quest'uomo, fare dei figli con lui, ma allo stesso tempo lavorare. Quindi è molto, molto sensibile. Quindi le malattie sessualmente trasmesse sono un tema molto importante. E visto che sono tutte fertili, come non parlare di gravidanza e di parto, quindi diventano mamme qua in Italia, dove hanno una solitudine che si risente tantissimo. E parliamo di temi molto banali come l'anatomia, chi sono, come funziono, molto semplice ma veramente terra a terra. E parliamo di depressione postparto, che è un argomento molto bello, molto occidentale, in Africa non c'è, perché abbiamo un tessuto sociale, familiare, che non ci permette di andare in depressione. Al massimo parliamo all'infinito, ma non andiamo in depressione. No, non abbiamo il tempo fisico, 5 minuti, dove uno sta da solo. Bisogna stare in solitudine, pensarci per poter andare in depressione. E quindi quando sono qua che partoriscono, vanno in depressione e non sanno che cosa vuol dire. È una malattia non riconosciuta, non ci appartiene, e quindi è una malattia occidentale, ok? E parliamo di prevenzione serena, che è una cosa molto importante, un progetto che funziona benissimo. Già che ci siamo, approfittiamo. A casa nostra non c'è, i nostri servizi sanitari non ci permettono di avere una prevenzione. Se già la cura è tanta roba, la prevenzione no. Arrivare a fare il pap test a 25 anni, come qua, non c'è, ok? Quindi è tante, tante cose. Parliamo di interruzione volontaria della gravidanza, una roba molto sensibile, che quando ci si parla tutte ti guardano, ma no, io non lo faccio, no, tanto la nostra cultura, la nostra religione non ce lo permette. E dietro le quinte abbiamo provato, dopo tanti anni di formazione, abbiamo visto che c'era qualcosa che non andava. Le donne non riuscivano a pianificare le loro gravidanze. Mi è piaciuto tantissimo l'intervento di Enrica oggi, quando diceva che 35%, se non di più, delle gravidanze in Occidente non erano pianificate. E se la donna qua, che è a casa sua, che sta bene, lavora, fa tutto, si ritrova una gravidanza così non programmata, possiamo solo immaginare quella povera ragazza, quella donna che è arrivata per ricongiungimento, quindi che deve dire pure grazie a quell'uomo che ti ha cambiato la vita, che ti ha portato, guarda un po', in Europa. Raggiungimento, il top dei top, ok? E quindi, però è anche altrettanto importante guardare i dati, sempre che ci ha fornito Enrica oggi, dove possiamo togliere lo stereotipo. Le donne arabe velate, per carità, non lo fanno. I dati parlano chiaro. È molto importante anche quello. Parliamo di allattamento al seno, che noi qua, per stereotipi, diciamo che tutte le donne africane, straniere, allattano. E
le copiamo noi, addirittura a far allattare i nostri figli fino a 3, 4, 5 anni. Tra un po' andranno al militare, tornano e prendono il seno. E perché vogliamo copiare la cosa bella dell'Africa? Va benissimo l'allattamento, ma l'allattamento deve essere anche fatto su una donna che se lo può permettere. Quindi le nostre donne hanno, le donne che frequentano il salone, faticano a portare un allattamento materno a lungo termine, perché non dormono, perché sono depresse, perché magari non mangiano anche bene. Una delle cose che fa la Camminare Insieme tramite il banco alimentare è dare anche un pacco, dare da mangiare a queste donne, che per noi sembra poco ma per loro è tanto. Ovvio che se non mangio bene, ho già due o tre che sono lì, il quarto attaccato e tutto, mi diventa difficile, non ho proprio l'energia fisica di poter allattare. L'allattamento è bello, ma diciamocelo che è un lavoro. Se sto bene, riesco ad allattare bene. Parliamo anche di menopausa, nonostante che sono donne giovani, iniziano ad entrare nell'informazione di questo. E parliamo che chiedono loro di parlare di infertilità, perché la fertilità nella donna è molto importante, bisogna farli per dimostrare l'infertilità o la ricerca del figlio maschio, che è molto importante, che porta avanti il mio cognome e tutto. Oggi siamo in un mondo che non vale più, non ha più senso, visto che posso pure dare il mio cognome, io donna, qua in Italia, a mio figlio, non ha più senso cercare il secondo, e cioè cercare un figlio maschio. Però se torno indietro, 50 anni, in Italia mica era diverso, eravamo sempre lì. Quindi io sempre mi permetto di dire che l'Africa è 50 anni indietro. Ci stiamo camminando, pian pianino ce la faremo. E quindi facciamo tramite le nostre formazioni, tramite le nostre formazioni, e CCM mette a disposizione nel tempo, ci sono anche dei medici volontari, pediatrici, nutrizionisti, per parlare anche del mangiare bene. Mangiare bene perché? Perché a volte arriviamo in Europa, quindi per noi abbiamo raggiunto il famoso top dei top, a casa non si beve l'acqua. E quindi tutti i problemi di sanità cardiovascolari ne abbiamo, ma non perché stiamo bene, ma perché mangiamo male. E quindi è importante sottolinearlo. Il dado che voi non usate, noi lo mettiamo addirittura crudo nell'insalata per dare gusto, deve essere tutto più saporito perché è più appetitoso. E si parla anche di svezzamento. Si parla di come accudire la vaccinazione nei bambini, che è molto diverso. Quindi un piano vaccinale che ho lasciato a casa, che si fa con la campagna vaccinale, invece qua no, mi arriva la lettera a casa, dove devo andare e tutto. E tutto questo che noi facciamo come formazione è solo per dare il nostro piccolo contributo, dicendo: i servizi ci sono sul territorio, funzionano, quindi noi facciamo da tramite, dare informazioni. E tutto questo ci ha portato nel 2018, mi sembra, a provare uno sportello aperto una volta alla settimana, dove le donne hanno accesso. Questo è avvenuto all'ambulatorio della Camminare Insieme ed era bellissimo, perché le donne arrivavano e io mi permetto di dire, con il tempo, durante le formazioni, la fiducia creata, hanno iniziato a tirare fuori delle tematiche molto importanti, di cui è lì che siamo arrivati a scoprire che certe delle nostre donne, pur essendo sposate, lavorano con il marito padrone, ok? Quindi la donna che mi viene a fare un test di gravidanza questa settimana, che rimane positiva, con un bel sorriso, la si accompagna, le si dice che bello, tanto questo è più grande, quindi lo stavi cercando, no, è arrivato, quindi bellissimo, una bella notizia, è una vita che cresce, quindi ok.
torna dopo 3 settimane e dice che ha avuto qualche perdita, vuole fare un altro test. Vabbè, facciamo il test, se ci sono problemi bisogna andare al consultorio e tutto. Si rifà il test, che è un po' così così, uno gli dice: guarda, secondo me devi andare al consultorio, qual è la tua zona, si chiama, si manda, perché questo deve essere. Dopo altre 2 settimane quel test è negativo. Cos'è successo? E vuol dire che qualcosa è stato fatto. Purtroppo siamo in Italia, dove io posso comunque permettermi di scegliere di abortire, ma se l'informazione non passa, se ho paura del giudizio, se non posso permettermelo dicendolo al marito, se il marito sta aspettando quel famoso maschio che io faccio solo femmina e che è colpa mia, diventa un po' difficile decidere di abortire. E abbiamo trovato anche delle ragazze, a proposito di Erasmus, che passano per chiedere i VG, perché al di là dell'ecografia, che costa più di 100 euro, la visita ginecologica che non si può permettere, vuole anche abortire, perché il suo piano con cui è partita da casa non è venire in Italia a fare un figlio, è venire a studiare, però gli è capitato, qualcosa bisogna fare. Io ho visto delle ragazze viaggiare dall'Italia per andare in Germania, per andare in Romania per fare un aborto durante un weekend, saltando 2 giorni di scuola al Politecnico e tornare. Allora a quel punto bisogna intervenire con un metodo contraccettivo che protegge bene. Sto facendo pasticce. Che protegge bene. Le donne, quando arrivano in questo famoso sportello, di solito quando mi chiedono alla camminare, ma cosa raccontano? Sono cose banali, cosa raccontano? Arrivano per un'insonnia, non riesco a dormire la notte. Giovanissima, posso capire, quando siamo più in là che frulla nella testa, vari. I problemi sono sociali, che a volte sono vittime di tratta, e a volte me lo dicono chiaramente. Me lo dicono chiaramente, io non dormo e per poter dormire bevo un pochino di più. Non è una, non è due, non sono 3, quindi sono cose che accadono e sono vere e io posso dimostrarle. E, le infezioni genitali, quindi, che non sono solo MST, infezioni banali, candida che si porta avanti e tutto. Sempre la donna che deve parlare di quello. E a volte arrivano per una cosa che fa ridere, vanno dal medico, vanno al consultorio, il consultorio fa tutta la diagnosi, loro arrivano con la cartella del medico, dell'ostetrica, di tutto quello che hanno detto, dicendo: questo mi hanno detto, ma tu come me lo spieghi? Ok? Cioè, te che vieni da quella parte, che parliamo la stessa lingua, tu capisci, tu cosa ne dici? Quindi a volte è divertente trovare delle donne che sono affette di diabete in gravidanza e ho fatto gli esami del sangue stamattina e non andava bene. Ma poi cos'è successo? Poi vai a scoprire che quando lei ha detto al medico: prendo latte al mattino, col latte concentrato, quindi ha zucchero dentro. Il medico non lo sa, lui si ferma al latte pensando a tappo rosso piemontese che si versa nel bicchiere per bere, invece no, lei mette tanto così di latte, versa l'acqua calda dentro per ricostruire è quello che lei beve. Quindi il medico non arriva a capire il motivo per cui c'è questa glicemia che si sale, la dieta è corretta, eppure no, perché ci sono dei piccoli dettagli che non tornano. E quindi vengono per tutti questi motivi. Abbiamo visto, stiamo facendo, sembra che non ci siano risultati, sono sempre incinte, tornano sempre per IVG e tutto. E ci è venuta questa brillantissima idea di provare a parlarne con i loro mariti. È stato molto bello. Molto bello, dove io ho scoperto tantissime risposte delle donne del classico "io non posso". Ma io non riuscivo a capire come tu non puoi. Una volta ho detto alle donne:
Decido io, il corpo è mio. Io decido se voglio rimanere incinta. Una riso ha alzato la mano e mi ha chiesto: sei sicura che sei nata e cresciuta in Africa? Perché il corpo non è tuo. Da quando ti sposi quel corpo non ti appartiene. E ci sto provando ancora a capire, ma è molto difficile. E quindi determinate confessioni delle donne l'abbiamo capito facendo questo piccolo gruppetto dei mariti, che bello vedere questo uomo africano imponente tutto, e quando ci si parla è talmente confuso che ti guarda e ti fa: però non importa quello che io penso e quello che si fa. Uno addirittura per tagliare mi ha detto: e non pensavo che mia moglie frequentasse una dottoressa nera come te, visto che è così non la mando più, perché io una come te neanche regalata la voglio. Gli ho detto: guarda, se io divento tua moglie sono cavoli tuoi, perché sarà ci sarà da divertirci. Quindi tutto questo ha creato qualche problemino in più con questo Covid. E senza essere preparata ho dovuto sperimentare la telemedicina di cui si parla adesso. Quindi le donne che chiamavano al telefono piangendo perché era tutto chiuso. E donne che hanno dovuto fingere, questo è il nostro problema delle donne, che siamo delle bravissime attrici, perché bisogna fare vedere che la famiglia è perfetta, che mamma e papà si vogliono bene, invece non è così, c'era qualcosa che non andava prima e quindi ci siamo ritrovati chiuse, e adesso alla camminare è incrementato il numero delle mamme di questi bambini di 6 mesi e meno, che sono risultati esatti di questa forzata convivenza che abbiamo avuto. Quindi si sono ritrovati senza metodi contraccettivi, senza niente, in pieno Covid e gravide, non potevano abortire. Sai che facciamo? Facciamo l'africana. Se Dio me l'ha mandato è perché c'è un motivo, e amen. Però il lungo percorso di accettare quella gravidanza, una cosa in più, è stato molto difficile. Seguire il tutto telefonicamente. E quindi il post-Covid ci porta, le donne mi riportano la sofferenza della solitudine. Donne che mi chiamavano, che piangevano, che non avevano un pennarello in casa, un pennarello per i propri bambini, solo la TV. Chi era molto ricca. E questi bambini hanno vissuto così, queste mamme, era molto difficile, quindi la solitudine tutte l'hanno riportato, e il mancato accesso ai consultori e la violenza, ma proprio quella fisica. Quante volte la donna mi telefona, mi ha di nuovo picchiata e tutto, però anche quello, un punto molto delicato, come portarla a denunciare. Però è mio marito, è lui che mi ha portato qua, quindi io gli devo una riconoscenza. È una cosa molto complicata, molto complessa. E quindi le gravidanze e i fini post-gravidanze. Concludo dicendo che al di là del salone delle mamme, alla camminare insieme, adesso abbiamo il polo materno-infantile, dove si fanno le visite ginecologiche, le donne accedono, abbiamo dei bravissimi, ma io mi ero scritta delle bravissime anche ginecologhe, che sanno aiutare le donne in questo momento delicato, 2 volte alla settimana, dove fanno pap test, mammografia, sono anche accompagnate, ecografie e tutto. Ci sono dei pediatri che assolutamente fanno soltanto corso di formazione e cercare di prendere questo rapporto tra noi pediatri volontari alla camminare insieme e il pediatra della mutua che è lì, e per aiutare la donna in quello che non ha capito, e poi
poi si fa adesso, però non alla camminare insieme. Per finire, le donne hanno riportato un piccolo problema non indifferente, è il come gestire le loro bambine di seconda generazione nate qua in Italia, con tutta la loro preparazione scolastica italiana, con la mamma che non sa come è fatta. Quindi un bel confronto molto importante, dove c'è un grandissimo divertimento. Questo, in riassunto, sono quello che noi cerchiamo di fare. Io, a me piace sempre sottolineare che lo facciamo nel cercando di portare un valore aggiunto, non cercare di sostituirci ai servizi che ci sono, perché ci sono, funzionano. Però una cosa molto importante, visto che le donne frequentano e trovano accoglienza in questo salone delle mamme, non per merito mio, ma c'è l'accoglienza, ma c'è il fatto anche di trovare una faccia amica, un mediatore, quella persona che forse mi capisce di più di quella donna nera e bianca che ho davanti a me, senza togliere nulla a nessuno. Grazie.